mister, si sieda. Permesso, buonasera. Perché la terza squadra classificata nella RA Cup è proprio il Reale Imponzo Cadunea, qui rappresentato dal mister Francesco Marini. È la prima volta che ti intervisto, Francesco. Sì, effettivamente. In studio o in generale? Forse una volta quando avete vinto la Coppa a Dovaro, una chiacchiera, ma non forse no, una, ma non mi ricordo. Prima della Coppa. Il bello è che con Francesco si è cresciuti assieme. Sì, vero. Lui è stato il primo che mi ha portato a San Siro nel lontano 96. Vedi? Ti ho pensato martedì che ero lì. Eravamo più o meno in, quel, in quella zona là. È vero, è vero. Quindi insomma, bei ricordi. Ma siamo qui per parlare di calcio, di Carnico. Quindi se il Reale è arrivato terzo nella Coppa, nella RA Cup, è perché ha avuto comunque una bella costanza di risultati. Eh sì, assolutamente, almeno da quello che ho visto io, sì, sì, assolutamente, visto che comunque ha superato squadre che come classifica non è nostra, ha superato le squadre tutte quelle di seconda, quindi come punti fatti. Come punti fatti, sì, della nostra speciale classifica. Certo. Quindi penso abbia fatto un buonissimo campionato. Adesso lo chiediamo al mister. Insomma, noi quest'anno aspettavamo ovviamente il Cavazzo da campione in carica, però dietro c'era il Real e la Folgore. Che stagione è stata per te? Ma indubbiamente è stata una stagione positiva, perché abbiamo confermato insomma un trend positivo che ci aveva visto l'anno scorso arrivare secondi, quindi mantenere un livello alto in classifica era un obiettivo non facile, non scontato, e quindi insomma confermarci nelle parti alte della classifica è stata sicuramente una soddisfazione, una cosa positiva e un ottimo risultato insomma per noi. È una squadra che ha molti giovani, la tua, e tutti sono, te lo dico perché quando abbiamo avuto ospite qui il giocatore del Real per quest'anno, erano in tre poi alla fine, e sono tutti innamorati del mister. Come si fa a lavorare con i giovani? Ma diciamo che l'esperienza probabilmente che ho avuto a Tolmezzo, dove ho fatto 6 anni di settore giovanile, mi ha sicuramente aiutato a capire certe dinamiche o comunque ad avere a rapportarmi in un certo modo. E poi evidentemente sai, se si crea questo, questa chimica, questo legame, questa alchimia che aiuta me, aiuta loro, e poi i risultati ne sono insomma un po' la conseguenza. Mi fa piacere insomma che loro si siano legati a me, insomma è un risultato importante anche quello. Io, Francesco, faccio invece l'avvocato del diavolo, nel senso che ti ribalto la frittata, nel senso che quest'anno appunto come dirigente ho potuto girare veramente molti campi anche come inviato, e molti, ma ti dico, ma veramente tanti mi hanno detto che ci sono tanti bravi giovani, però di base c'è una poca voglia di mettersi in gioco, di mettersi in discussione. Il Reale è una parentesi positiva o secondo te hai notato questa cosa? No, assolutamente, dei miei posso solo che parlare bene, anche quelli che purtroppo hanno trovato magari poco spazio non hanno mai mollato di un centimetro, hanno sempre la presenza agli allenamenti, c'è sempre stata, e soprattutto l'impegno, perché non vuol dire solo venire al campo, presentarsi al campo, no? C'è anche come ti presenti e come ti approcci all'allenamento, a quello che c'è da fare, e io posso solo che parlare bene dei miei giovani, dei miei ragazzi, perché non mi hanno mai dato modo di avere, non so, un parere, un pensiero negativo su di loro. Quindi anzi li ringrazio pubblicamente per la stagione questa, ma anche le altre che abbiamo fatto insieme, perché l'attaccamento alla maglia e comunque l'impegno che ci hanno messo è sempre stato massimale, quindi veramente bravi. Cosa manca al Real per arrivare ai livelli di Folgore Cavazzo? Allora, si potrebbe andare sullo scontato, sul banale, dire magari no, una rosa un po' più ampia per sopperire a quei momenti, a quei momenti in cui, non so, c'è un calo di forma, c'è un infortunio, c'è una squalifica. Però io credo che in realtà magari è una crescita che dopo un tot di anni potrebbe arrivare, no? Quindi un'abitudine a stare
in una certa posizione di classifica, a giocare certe partite e quindi avere costanza, perché alla fine la cosa più difficile è avere la costanza nelle 22 partite, perché un momento di grande forma più o meno ce l'hanno tutti, dove è difficile incontrare, no, quella determinata squadra, e stare sul pezzo per 22 partite, che è complicato. E questo secondo me non è che ci arrivi perché hai 22 giocatori, ma perché ne hai magari 14 o 15 o 18 che non mollano mai domenica dopo domenica. Quindi è una questione forse solo di abitudine a fare determinati tipi di campionati, ecco. Noi ne abbiamo fatti due, secondo me di un medio alto, sì, l'anno scorso di alto livello, quest'anno medio alto, e quindi magari ci stiamo arrivando a quegli standard lì, ecco. Te capisci che comunque hai margine di crescita, no? Mm-hmm. L'ultima cosa che ti chiedo, noi abbiamo avuto qui le Schiutta che ci ha raccontato che addirittura per un paio d'anni non ha giocato. Mm-hmm. Quindi comunque il Reale è riuscito a farlo tornare a giocare. Tornare la voglia, quest'anno un po' la scommessa era anche Christopher De Caneva, che faceva un salto di due categorie. Sì. E mi pare che abbia fatto bene. Quindi evidentemente si sta bene in Ponza. Ma che si stia bene non c'è ombra di dubbio, insomma, perché nel nostro piccolo cerchiamo di fare le cose al meglio, la società cerca di dare tutto quello che può, chiaramente. E se uno sa apprezzare queste cose qua si trova subito bene. E anche il gruppo che si è formato, insomma, da quando sono arrivato io, è ogni anno sempre più solido, sempre più unito, ed è facile integrarsi, devo dire la verità, insomma. E i nuovi hanno dato sicuramente un ottimo contributo, a partire anche da Samuele Di Giusto, che è arrivato quest'anno, Christoph, però lui veniva già da categorie diverse, quindi diciamo che non era una scommessa, anzi era quasi già una certezza ancora prima di iniziare. Christopher ha capito, insomma, velocemente quello che doveva fare per stare in categoria, e sicuramente ha dei margini di crescita ampi, e nei prossimi anni secondo me lo dimostrerà sicuramente. Andrea, hai premio anche per il buono, dire abbiamo facciamo squadra, no, 150 noi, no? Euro per la prossima stagione. Perfetto, grazie. Che anche l'anno scorso siamo arrivati terzi nel Real Cup. Vedi? Real Cup. È quasi da dire. Ecco, quindi complimenti anche per questo, ovviamente. A questo punto, non so, cominciamo a dire anche al Real che l'aspettiamo, perché poi si concretizzano le cose. Beh, ma guarda, parlavamo con Francesco un mesetto fa, neanche, che siamo venuti a fare l'amichevole a Paluzza. Se tu guardi il puro numero, i punti fatti l'anno scorso e quelli quest'anno, credo che ne abbiamo fatti due o tre di meno. No, l'anno scorso 50, quest'anno 40. Abbiamo sul finale abbiamo un po' mollato. Allora, perché mancavano un po' di partite. Quando vi siete sì, visti, esatto. Sì, quando... Però sì, è vero, perché potenzialmente potevano arrivare più o meno l'anno scorso. Sì. Quindi probabilmente c'è stato la folgore che ha fatto un qualcosa di strepitoso quest'anno. E anche il cavazzo più dell'anno scorso. Ah, diciamo che il rammarico, se vuoi che ti dica, è che l'anno scorso siamo arrivati secondi e il cavazzo praticamente non ha sbagliato niente. Mm-hmm. Quest'anno ha sbagliato qualcosina, è stata brava la folgore a essere lì, pronta ad approfittare dei due passi falsi che ha fatto. Però vedi, due passi falsi, cioè stiamo veramente ragionando, cioè il campionato perfetto non l'ha fatto mai nessuno, cioè è una cosa, sarebbe clamoroso, due passi falsi e qualcuno fa meglio di te, cioè vuol dire che te la giochi proprio fino all'ultimo, infatti, al punto. Sì, ti dico, tornando un po' al ragionamento che abbiamo fatto all'inizio della chiacchierata, devi avere la costanza per 22 partite, perché basta che noi abbiamo avuto un passaggio a vuoto a inizio del ritorno, con il pareggio in casa con l'Ovarese al 91esimo e la sconfitta di Villa. Abbiamo preso quel distacco lì, che poi la terza e la quarta di campionato avevamo folgore e cavazzo, e quindi diciamo che nelle prime quattro di ritorno ci siamo giocati un po' le chance, non di vincere ma di rimanere attaccati, ecco, al treno, ecco. Certo. Quindi, però i complimenti al Real per la stagione li facciamo assolutamente, e il vostro punteggio nella RA Cup ne è una dimostrazione matematica. Matematica. Al di là di ogni discussione. Grazie Francesco, grazie anche ad Andrea. Grazie a voi. Davvero, grazie per tutta la stagione che abbiamo passato assieme, anche se ci siamo visti forse una volta quest'anno. Poco, sì. Se sentite al citofono, sì, più di una volta. Sì, perché adesso abbiamo l'applicazione, no? Quando uno ci chiama possiamo aprire la porta anche a distanza. Allora lui passava quando gli andava comodo, e che lui passava di venerdì, ero in giro a suonare.
parlare, riuscivo ad aprirti, o c'era Bruno, o, insomma, abbiamo sempre combinato. È andata bene, dai, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie mille. Buona serata.